Buonasera a tutti, ciao. Se, come sempre aspetto che voi mi diciate se ci siete, se c'è qualcuno, così possiamo iniziare la chiacchierata di stasera. Vediamo se riusciamo a vederla soprattutto. Se ci siete, aspetto notizie prima di iniziare la nostra chiacchierata del giovedì. Ciao Simo. Ciao a tutti, buonasera. Come sempre vi chiedo di farmi sapere se ci siete. Così iniziamo la nostra chiacchierata serale. Si trovano sul telefono qua. C'è qualcuno? Ciao Simo, siamo troppo pochi solo noi due. Ci vuole qualcun altro per iniziare la chiacchierata. Ci siete? No, qualcuno vedo che arriva. Buonasera, buonasera a tutti. Ancora un minuto, poi cominciamo. Pronto? Ci siete, fatemelo sapere, così partiamo. Beh, insomma, vedo che qualcuno è arrivato, quindi possiamo prepararci alla nostra chiacchierata serale. Di cosa parliamo questa sera? Stasera, aspetta che togliamo il volume qua perché sennò sentiamo l'eco. Allora, questa sera parliamo di desiderio. Il ruolo che il desiderio svolge nelle nostre vite. Infatti, il titolo della chiacchierata è Desiderare o non desiderare? Questo è il problema. Vedete che dubbio amletico. Possiamo vivere senza desiderare? Vediamo un po'. Allora. Questo signore qui è Oscar Wilde. Un attimino che mi sistemo. Ok. Allora, stavamo dicendo, questo signore qui è Oscar Wilde, un famoso scrittore inglese, che disse tra le tante frasi argute, molto brillanti che disse nella sua vita, scrisse nella sua vita, disse anche questa: l'unica cosa peggiore di non ottenere ciò che si vuole è ottenerlo. Allora, chi è quest'altro signore? Questo signore, chi mi ha seguito nelle chiacchierate precedenti, l'ho già sentito nominare. Questo signore è il dottor Stylianos Ateslis, nato a Cipro nel 1912, dove ha trascorso la maggior parte della sua vita. Ha studiato a Cipro, ha studiato all'estero, ha lavorato come tipografo nella tipografia di Stato di Nicosia.
e ha vissuto anche alcuni anni in Africa. Chi era Daskalos? Daskalos era un mistico e un guaritore cristiano, un potentissimo guaritore. Per 70 anni ha insegnato con lo scopo di risvegliare le persone dal loro torpore spirituale. Benché fosse sempre disponibile ad aiutare a guarire ogni volta che gli si chiedesse aiuto, non volle mai essere trattato come un maestro, come un guru, ma piuttosto come un fratello, una guida, un amico. Negli ultimi anni della sua vita, i ricercatori della verità di tutto il mondo arrivarono alla Stoa, così aveva chiamato lui questo specie di bunker che aveva costruito nel giardino di casa sua, a Strovolos, che è un quartiere di Nicosia, un quartiere periferico di Nicosia, e tutti arrivavano da tutte le parti del mondo per ascoltare le sue lezioni e ricevere guarigioni. E molti di quelli che hanno seguito le sue lezioni e i suoi insegnamenti oggi sono a loro volta maestri, inclusi alcuni dei miei maestri, Rick Gero, Ron Young, per esempio. Per tutta la vita Daskalos espresse la sua gioia componendo e suonando musica. Gli piaceva molto la musica, suonava il violino e il pianoforte, scrivendo poesie, dipingeva moltissimo, curando il suo giardino, che è un bijou, è ancora lì, io sono riuscito a visitarlo, lui era già morto, ma sono riuscito a vedere la sua casa e il suo giardino, e studiando le lingue, studiando per modo di dire, perché siccome lui ricordava perfettamente le sue passate incarnazioni, ricordava anche le lingue delle incarnazioni che aveva vissuto. Per esempio, pare che parlasse perfettamente l'italiano fiorentino, un dialetto fiorentino, ed infatti, quando venne a Firenze per tenere delle conferenze, mentre lo accompagnavano per Firenze e per Siena, lui raccontava a quelli che l'accompagnavano cosa aveva visto qui, cosa era successo lì, vedi in quell'angolo lì è successo questa cosa, lì in quella piazza lì è successa questa cosa, perché ricordava perfettamente le vite passate che aveva fatto. Ha scritto alcuni libri, il più famoso forse di tutti, Gli insegnamenti esoterici e La pratica esoterica, che è un libro complementare. Ha lasciato il suo corpo, la dimensione fisica, il 26 agosto del 95. Io ricordo che quel giorno, il 26 agosto, io ero con Ron Young, che è stato un suo allievo, stavamo facendo un corso estivo, e quella notte, pur non sapendo esattamente che questa cosa stava accadendo, il nostro maestro ci fece lavorare fino a mezzanotte. Anzi, no, fino alle 2 di notte, per la verità, perché così, perché l'energia non riusciva a cadere mai, continuava a moltiplicarsi, quindi siamo andati avanti fino alle 2 di notte, quella notte lì. Allora. Che cosa insegnava Daskalos? Uno dei principali insegnamenti di Daskalos è che la mente crea immagini psicomentali e le modella in forme che vengono chiamate elementali. In altre parole più semplici, se volete, un elementale è una forma pensiero. Paracelso, è stato un medico del passato molto illustre, un grande medico sicuramente olistico, che aveva una visione molto ampia del concetto di medicina, che inglobava sia la tecnologia, la tecnica medica, ma anche tutto l'aspetto spirituale di coinvolgimento con il paziente. Paracelso fu il primo a parlare dei cosiddetti spiriti di natura. Lui non usò questo termine elementali, ma usò il termine spiriti di natura. Ma in realtà, in questa parola, spiriti di natura, intendeva proprio la stessa cosa, sostanzialmente. Allora, come comincia la Bibbia, il Vecchio Testamento? Come inizia? Inizia con questa frase. In principio era il Verbo,
Il verbo era presso Dio e il verbo era con Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Anzi, in realtà questo non è l'inizio della Bibbia, questo è l'inizio del Vangelo di Giovanni, in realtà. Credo. Mi ricordo, ragazzi, penso che però, no, forse probabilmente è l'inizio della Bibbia, perché il principio del verbo e il verbo era Dio, questo è proprio l'inizio della Bibbia, credo. Comunque, il concetto è che è un'affermazione biblica di fondamentale importanza. Leggendo questa parola, chissà quante volte avrete sentito questa frase, probabilmente vi è nato il pensiero: che cosa si intende per questo verbo? Che cos'è il verbo? Il principio era il verbo. Il verbo era Dio e il verbo era presso Dio. Cos'è questo verbo? Il verbo è una traduzione italiana, dell'italiano antico, dal greco. E la parola greca, che corrispondeva alla traduzione italiana di verbo, è logos. Logos, però, in greco antico, ha un significato diverso e più profondo del semplice termine parola. Come possiamo interpretare questo logos greco? Come possiamo tradurlo in maniera più chiara, più comprensibile ai tempi nostri? Potremmo tradurlo come la coscienza, il pensiero creativo, il pensiero che crea. Quindi in che modo Dio ha creato? Dio ha creato attraverso il pensiero. Il pensiero che crea è il logos, è il verbo, è la forza creativa che emana dall'essere supremo onnipotente. Allora, cosa diceva Daskalos e cosa insegnava ancora? Diceva che lo Spirito Santo e gli arcangeli degli elementi, nell'esprimere un'intelligenza divina, l'amore e la vita, hanno dato forma alla materia eterica nei diversi universi. Gli arcangeli, esprimendo amore, potere e saggezza totali, hanno creato i mondi materiali, psichico e mentale. Per il nostro piacere e nutrimento ci hanno forniti i regni animale, vegetale e minerale. Per la nostra protezione e compagnia, gli arcangeli hanno creato gli angeli e gli spiriti di natura. Questi paradisi sono gli elementali consapevolmente formati in incessante meditazione degli arcangeli. Gaetano, che è il fondatore di questo gruppo, di Bridges of Light, un grande esperto di arcangeli. Daskalos sosteneva che la nostra stessa forma fisica, il nostro stesso essere, tutta la nostra terra, il nostro universo, è mantenuto così com'è perché è costantemente tenuto in queste condizioni proprio dalla forza arcangelica. Senza la forza arcangelica che mantiene il nostro stesso corpo compatto, ci disgregheremmo in una miriade di atomi e ci dissolveremmo. Altra domanda. Che cos'è un essere umano? Vediamo la risposta. Cosa diceva Daskalos a questo proposito, i suoi insegnamenti? Daskalos diceva che ogni pensiero, ogni emozione, ogni desiderio creano e proiettano elementali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che gli elementali hanno una forza propria. Gli elementali hanno una vita propria, sono sostanza vera e propria. Un pensiero, cioè un elementale, una forma pensiero, una volta creato e una volta emesso, non può più essere distrutto. Quindi ogni pensiero, emozione o desiderio crea e proietta elementali, che sono anche chiamati forme pensiero, che assumono un'esistenza propria, sono vivi. Ciascuno dei nostri pensieri ha una vita propria,
E una volta che è creato, l'elementale non può più essere distrutto, può solo essere energizzato, rinvigorito, gonfiato, oppure può essere disenergizzato, gli si può togliere energia, gli si può togliere carica, gli si può togliere forza. Quindi, altra cosa, gli elementali, forme pensiero che dir si voglia, possono esistere in uno stato attivo o in uno stato inattivo. E questo è espressione della loro carica e della manifestazione, perché tenete presente che ogni elementale emesso raggiunge il proposito per cui è stato emesso. Quindi, se noi mettiamo un desiderio di avere un qualche cosa, potete scommettere che prima o poi quel qualcosa arriverà nella nostra vita, se manteniamo il pensiero con una certa costanza. Non necessariamente arriverà immediatamente, dipende dalla coerenza e dalla potenza e dalla forza del nostro pensare. Il problema dell'essere umano qual è? Il problema dell'essere umano è che disperde elementali su elementali in continuazione. Un collega, che un amico che era presente con me nei vari corsi spirituali che ho fatto, aveva un dono di riuscire a interpretare attraverso i numeri qualsiasi cosa. Lui quantificava tutto attraverso i numeri. E spiegava un giorno che un essere umano medio esprime in media 50.000 pensieri tutti i giorni. E lui aggiungeva anche, in sintonia con quanto insegna Daskalos, che se solo 500 di questi pensieri fossero stati indirizzati verso un unico obiettivo, quell'obiettivo, oggetto di quella forma di pensiero, si sarebbe concretizzata, materializzata e manifestata nella nostra vita in tempi estremamente brevi. Ma qual è il problema di noi esseri umani? Soprattutto di noi esseri umani con un basso livello evolutivo e di bassa coscienza e consapevolezza di come usare il nostro pensiero. È che noi di quei 50.000 pensieri che facciamo ogni giorno ne mandiamo uno di qua, uno di là, uno di sopra, uno di sotto, e molto spesso questi elementali sono opposti l'uno all'altro, quindi noi creiamo forze direttive in un senso e poi forze direttive nel senso opposto, e questo rende estremamente difficile la manifestazione, che comunque accadrà, perché ogni elementale per definizione va a conseguire l'oggetto per cui è stato creato ed emesso, ma magari qualcosa che noi desideravamo si manifesterà e arriverà nella nostra vita molto tempo dopo che l'abbiamo desiderato, quando già probabilmente non ci interessa più ormai, perché già abbiamo messo altri elementali nella direzione di altri desideri, altri obiettivi che vogliamo raggiungere. Tornando comunque alla descrizione degli elementali, diciamo che gli elementali hanno una forma e un colore proprio. Dove stanno? Dove hanno la loro dimora? Hanno la loro dimora nel subconscio, che sono decisamente esigenti, perché ci costringono a creare le condizioni per essere soddisfatti e costantemente rinnovati. Questo insegnava Daskalos. Allora, ritorniamo un attimino. Siamo partiti prima dalla domanda che cos'è un uomo. Vediamo che cos'è la personalità di un uomo. Ego è sinonimo di personalità, quindi possiamo dire personalità, possiamo dire ego, si equivale. Allora, vediamo un po' che cos'è quest'uomo. Il corpo materiale dell'uomo è formato da molte cellule. La personalità consiste in una rete di immagini psicomentali interdipendenti tra loro e collegati tra loro, che sono appunto gli elementali. Le cellule della personalità sono una per una tutti gli elementali che creiamo e che proiettiamo come risultato dei nostri desideri, delle nostre debolezze, ma anche delle nostre forze e delle nostre virtù. Come esseri umani, noi creiamo elementali in continuazione e incessantemente. Con ogni idea, con ogni occhiata, con ogni distrazione, con ogni desiderio, con ogni sentimento. Pensate che anche quando dormiamo creiamo elementali, perché continuiamo a vibrare alla frequenza delle nostre emozioni. Uno dei miei maestri diceva che se qualcuno
anche Daskalo lo diceva, se qualcuno potesse vedere gli elementali che proietta, probabilmente sarebbe terrorizzato. Se noi potessimo vedere le forme che hanno queste forme pensiero che escono da noi, probabilmente ci autospaventeremmo. Da cosa dipende la qualità della nostra vita? La qualità della nostra vita dipende totalmente dai tipi di elementali che produciamo e che proiettiamo. In questo modo, noi con il nostro pensiero possiamo creare paradisi o inferni o vie di mezzo, che sono quelle che i cattolici chiamano il purgatorio. Da cosa dipende la forza, la carica? In questo periodo di epidemia da coronavirus abbiamo sentito parlare tanto della carica virale, della forza che il virus ha per attaccare. In questo periodo qui da noi in Italia si dice che la carica virale, l'aggressività del virus è diminuita, il che è vero, ma la carica dell'elementale, l'intensità dell'elementale, a cosa corrisponde? Corrisponde alla forza dei desideri che li hanno generati, quindi all'intensità del desiderio che sta alla base della creazione dell'elementale stesso. E una volta che sono usciti gli elementali, che cosa fanno? Vanno a raggiungere il loro obiettivo. E una volta che hanno raggiunto questo loro scopo, cioè di raggiungere l'obiettivo per cui sono stati creati, ritornano al creatore e vengono proiettati di nuovo con una forza ancora più forte. Quindi il desiderio può crescere, diventare più forte, l'elementale diventa sempre più grande. Questo processo, ripetuto, può creare nella nostra personalità o un ambiente terribilmente oscuro, e questo accadrà se noi emettiamo degli elementali di bassa frequenza, possibilmente una forte atmosfera di amore, se invece siamo capaci di emettere elementali di alta frequenza e di qualità. Con la produzione e riproduzione di elementali, noi costruiamo e ricostruiamo quella che è la nostra personalità. Quindi, in poche parole, la nostra personalità è costruita da mattoni che noi stessi mettiamo su, e questi mattoni sono proprio gli elementali. Noi possiamo o avvelenare la personalità, esattamente come facciamo quasi costantemente con il nostro corpo fisico, con il modo con cui lo trattiamo, con le sostanze che ingeriamo come cibi, con fumo, con l'alcol, con tante altre sostanze con cui facciamo il possibile. È un miracolo che il nostro corpo fisico viva così a lungo nonostante tutto quello che gli facciamo. Oppure possiamo creare o salute o malattia, possiamo creare la felicità o l'insoddisfazione, possiamo seminare intorno a noi pace oppure irrequietezza. Secondo voi, è più facile emettere elementali di bassa frequenza o elementali di alta frequenza? Chi mi dà una risposta? È più facile mettere elementali di alta frequenza o di bassa frequenza? Attendo vostre risposte. C'è un po' di ritardo tra la diretta e le vostre risposte. Bassa frequenza, esatto, bassa. Perché? Perché è un principio di natura. La bassa frequenza richiede poca fatica, viene naturale e spontanea. È un processo molto simile a quello della forza di gravità. La forza di gravità nell'atmosfera terrestre, se noi lanciamo un oggetto pesante in aria, questo oggetto tende a ricadere a terra per effetto della forza di gravità, che è una forza di attrazione. Considerate che la forza di gravità non esiste in altri pianeti, ce l'abbiamo noi la forza di gravità. Che cosa crea la forza di gravità? Indovinate un po'? Tutto che cosa, da che cosa è creato? Dalle forme pensiero. L'universo è creato da forme pensiero, che risalgono all'origine. Tutte le forme pensiero trovano la loro origine poi nell'unico pensatore. Tutti noi siamo espressioni, manifestazioni di quell'unico pensatore e manifestiamo, riflettiamo come di piccoli specchietti
la forza creatrice, la forza pensiero di quell'unica forza. Quindi, sulla Terra che cosa crea l'atmosfera? Sono le forme pensiero degli umani, sono le nostre forme pensiero, sono i nostri elementali che creano questa attrazione che ci riporta costantemente in giù, attaccati alla Terra. Le frequenze basse sono le più facili da emettere. Un esempio semplice. Supponiamo che siamo in una corsia di un supermarket, in una mattina qualsiasi. Ci sono due signore o due signori che stanno chiacchierando in mezzo alla corsia. E secondo voi di cosa stanno parlando probabilmente? Qual è l'ipotesi più probabile? Qual è l'argomento più probabile della conversazione che si sta verificando? Parleranno di alte filosofie spirituali? O è più facile che stiano facendo espressioni del tipo: quel cretino di mio marito non capisce niente, oppure guarda, guarda questo governo che non è capace di combinare niente, guarda che casino stanno facendo con questa storia del coronavirus, oppure la professoressa di mio figlio proprio non capisce niente. Di solito i tenori di queste conversazioni vanno su queste. Sono tutte frequenze basse che noi mettiamo. Frequenze basse sono anche emozioni del tipo rabbia, tristezza, paura, e di paure ce ne sono migliaia di tipi, senso di abbandono, senso di fallimento. Capite? Tutte queste sono depressione, sono tutte frequenze basse, sono tutte elementali di bassa frequenza. Se io continuo a nominarli uno per uno, voi fra un po' andate a finire perché c'è una risonanza nelle frequenze, esattamente come c'è risonanza tra due diapason della stessa nota. Se voi prendete due diapason della stessa nota, le appoggiate su un tavolo, fate vibrare un diapason, pur senza toccare l'altro diapason, dopo un po' l'altro diapason comincia a vibrare anche lui perché va in risonanza con la frequenza del primo diapason. E noi siamo tutti come dei diapason. Più stiamo immersi in frequenze basse e più veniamo trasportati in frequenze basse. Vi sarà capitato, non so, uno esce la mattina tutto allegro e contento, arriva in ufficio, il collega della scrivania di fianco è arrabbiato, irato per qualche motivo, e subito anche voi vi sentite arrabbiati dopo un po'. Non è altro che un fenomeno di frequenza. La storia del coronavirus ha sparso la frequenza paura nel mondo e miliardi di personalità si sono uniformate su quella frequenza. Il mio maestro diceva sempre che gli uccellini nella stessa gabbia stanno tutti sullo stesso trespolo, mangiano tutti lo stesso becchime, fanno tutti lo stesso chip chop e fanno tutti la stessa cosa sul fondo della gabbia. E si sta lì, uniformati a basse frequenze. Le alte frequenze sono più difficili, anche perché per tollerare alte frequenze è necessario avere una struttura che le tollera. Faccio sempre l'esempio della lampadina, qualcuno di voi l'avranno forse già sentito, ma se noi prendiamo una lampadina che al massimo può tollerare una potenza di 60 watt e applichiamo una potenza più alta, cosa succede alla lampadina? Succede che la lampadina salta, perché quella lampadina, quel filo conduttore non ce la fa a sopportare una potenza superiore a quella per la quale è progettata. Noi esseri umani abbiamo il potere di accrescere la nostra tolleranza alle altre frequenze, ma questo richiede un addestramento, un allenamento, esattamente come richiede addestramento e allenamento prepararsi per andare a fare le Olimpiadi. Non è che può uscire di casa, non ha mai fatto nulla, improvvisamente corre per fare le Olimpiadi, ci vuole addestramento. Allenamento, preparare il corpo alla fatica, preparare il corpo alla rigenerazione delle energie. Capite? Ci vuole un allenamento. E anche per tollerare le alte frequenze è necessario l'allenamento. Se no, la nostra vita continua a girare su abitudini estremamente conosciute, estremamente note, che sono queste basse frequenze che circolano, ne ricircolano, ne ricircolano, ne ricircolano. Noi ci troviamo sempre a fare le stesse cose, a fare i commenti, a spettegolare su Tizio, su Caio. Poi ci lamentiamo che nulla funziona, che nulla va bene nella vita. E quindi creiamo
il nostro inferno invece che il nostro paradiso. Siamo capaci di tollerare basse frequenze, quindi di emettere elementali negativi, per periodi estremamente lunghi. Ma quanto siamo invece capaci di tollerare alte frequenze? Quali sono le alte frequenze? Amore, gioia, compassione. Quanto tempo riusciamo? Poco. Poco, perché non siamo abituati a sostenere una frequenza alta. Tutti la desideriamo, tutti vorrebbero avere una vita colma di gioia, di amore, di compassione. Però quando queste frequenze alte arrivano nella nostra vita, non siamo pronti a tollerarle e non ci riusciamo. Quindi le tolleriamo per un breve tempo e poi ricadiamo nelle basse frequenze. Non so quanti di voi si riconoscono in quello che sto dicendo, trovino una corrispondenza. Le frequenze alte sono difficili. Invece le frequenze basse le possiamo tollerare per mesi, per anni, per decenni, per tutta la vita. Arriviamo a morte con le nostre basse frequenze. Allora, ritorniamo ad Ascalos. Ritorniamo agli insegnamenti di questo grande maestro. Mi viene da dire cipriota, ma in realtà era un maestro dell'universo. Daskalos apparteneva al gruppo della la grande fratellanza bianca, che è un gruppo di energie, di luce, in qualche modo governano questo pianeta, in contrapposizione a energie ovviamente oscure, attraverso le quali, attraverso la diatriba tra questi due tipi di forze, naturalmente si sviluppa il mondo dualistico nel quale noi siamo immersi, che ha tutta una sua funzione, e la funzione principale del fatto che noi arriviamo nel mondo dualistico e ci ritroviamo immersi in questa specie di università in cui siamo a imparare delle lezioni, è proprio la capacità di dover scegliere. Se non ci fosse un mondo dualistico, noi non potremmo scegliere. Saremmo in un paradiso terrestre, là dove erano Adamo ed Eva prima di essere cacciati, e quindi non avremo alcun problema di scegliere o di imparare a usare il nostro pensiero. Questo problema non si porrebbe, tutto ciò che ci serve sarebbe dato a noi tranquillamente, vivremo nella beatitudine costante, nel riflesso costante della luce divina, ma non impareremo la lezione, che invece è fondamentale, di imparare a usare il nostro pensiero, che è il più grande dono che la creazione, l'universo ci ha dato. Il pensiero può essere usato per emettere elementali di un certo tipo, e questo dipende da come noi ci addestriamo a utilizzarlo. Quindi, Daskalos parlava di due tipi sostanziali, essenziali, per sintetizzare di forme pensiero. Quelle che lui chiamava il desiderio pensiero, e quello che lui chiamava il pensiero desiderio. Sembra un gioco di parole, ma in realtà contiene una verità estremamente profonda. Che cos'è il desiderio pensiero? Il desiderio pensiero è un desiderio che risponde alla domanda: che cosa voglio io? Cosa voglio? E invece il pensiero desiderio a che domanda risponde? È una domanda tutta diversa. Vi rendete subito conto qual è la differenza. Il pensiero desiderio risponde alla domanda: che cosa è necessario qui e ora per il bene mio e di tutti quelli che sono coinvolti? Questo presuppone che c'è sempre una soluzione, una strada che accontenta le mie necessità, ma anche le necessità di quelli che sono collegati con me nella determinata situazione in cui mi trovo. Capite? Si esce dal io, dall'ego, personalità, e si entra in una dimensione che abbraccia una dimensione più ampia, un pensiero, un respiro decisamente più ampio. In altre chiacchierate che abbiamo fatto in questi giovedì passati, parlavo spesso dell'esempio del grattacielo, no? Di colui che nasce nella portineria e non è mai uscito da quella portineria, che quindi ha una visione del mondo limitata dalla cornice della finestra che ha nel suo monolocale, ma se questo poi viene portato per mano sull'ascensore, viene portato in cima al grattacielo, ha una visione ben diversa della realtà a quel punto, molto più ampia, molto più spaziosa. Così è per noi. Dipende con che cosa ci identifichiamo. Se ci identifichiamo con il nostro ego personalità, saremo sempre preoccupati di soddisfare che cosa vogliamo. Quindi saremo costantemente ad emettere desideri pensieri.
Ma se invece noi ci spostiamo a livello di quella che possiamo chiamare in tanti modi, a me piace chiamare l'intelligenza con la I maiuscola, ma altri la chiamano spirito, altri lo chiamano anima, ma qui non è questione di terminologia, ma si capisce che la parte più profonda, più vera e più essenziale di noi stessi, ecco che allora non siamo più così ipnotizzati o preoccupati di soddisfare quelle che sono le richieste che rispondono a che cosa voglio io, che cosa io voglio in questo momento. No, siamo molto più interessati ad abbracciare una visione ampia che coinvolge noi e gli altri che sono come noi, perché negli altri, nel nostro prossimo, vediamo il nostro fratello. Quindi chi si trova con noi in quella situazione, dobbiamo trovare una soluzione, un qualcosa che riesca a mettere insieme le mie esigenze e quelle di quelli che mi sono intorno, perché le mie esigenze e quelle di quelli che sono intorno, alla fine della fiera, non sono differenti. Allora, cominciamo a esaminare il desiderio e il pensiero più da vicino, quindi avere un approccio più diretto per capire che cos'è questo desiderio e pensiero. Quello che abbiamo detto risponde alla domanda che cosa voglio io. Abbiamo degli oggetti materiali nel mondo materiale. Questi oggetti in genere stimolano una risposta in noi che porta alla produzione di un desiderio. Voglio quella cosa lì. A questo punto la personalità ego comincia a lavorare per creare quelle condizioni che si auspica porteranno al conseguimento di quell'oggetto, quindi di quel desiderio pensiero. E il desiderio, il pensiero desiderio invece come funziona? In maniera totalmente diversa. Per poter emettere dei pensieri desideri, quindi dei pensieri altamente consapevoli, e più ne mettiamo più si eleva il nostro livello di consapevolezza, è necessario avere controllo sui propri pensieri. I pensieri non devono essere come dei cavalli imbizzarriti che vanno dove vogliono, ma dei cavalli ben addestrati che si muovono esattamente nella direzione in cui noi vogliamo che vadano. Un altro esempio che spesso facevano i miei maestri è quello dell'immagine della carrozza sontuosa con dentro il re e i due muli col cocchiere davanti che i muli tirano la carrozza. E poi i maestri mi dicevano, ma che cosa proveresti se invece di vedere questa immagine, vedessi un'immagine in cui la carrozza passa, il re è attaccato alla carrozza e tira, e i due muli sono comodamente seduti in carrozza. È ben diversa l'immagine. Purtroppo la maggior parte di noi esseri umani vive proprio come questa seconda immagine, perché noi mettiamo la nostra mente, che è il re, come schiava e serva dei desideri del corpo fisico e del corpo emozionale. Quindi, se vogliamo emettere invece pensieri consapevoli, pensieri desideri, è necessario che impariamo ad avere controllo sui nostri pensieri, a domare questi muli in modo che vadano dove diciamo noi. È necessario anche prevenire la formazione automatica del desiderio. Se siamo nell'ego, personalità, se siamo ipnotizzati in quella forma e con quella noi ci identifichiamo, è estremamente automatica la formazione di desideri. Ne mettiamo in costantemente. Avere controllo sui propri pensieri significa imparare a reagire lentamente agli stimoli, quindi essere persone meno reattive. Purtroppo la maggior parte di noi vive la vita in maniera estremamente reattiva. Da accadimento, botta e risposta, c'è subito la risposta. Invece, se cominciamo a interiorizzare, a sintonizzarci di più con la nostra parte profonda e vera, cominciamo a reagire meno e diventare esseri umani innocui. Quindi non esseri umani che attaccano. Abbandoniamo l'attacco, abbandoniamo la risposta, abbandoniamo il dente per dente, il botta su botta, e cominciamo a reagire meno agli stimoli. E piano piano riusciamo a sostituire quelle che sono emozioni selvagge e incontrollate con la calma e con il ragionamento. Questo ci porta a formulare sempre più pensieri e desideri. Oh, un altro aspetto interessante. Che rapporto aveva l'insegnamento di Cristo con gli elementali?
Tenete presente che Daskalos era molto ispirato alla figura di Cristo, non cattolica, a Cristo proprio. In una precedente incarnazione Daskalos diceva che era stato presente ed era vissuto ai tempi di Cristo, tant'è vero che ha scritto un libro bellissimo che consiglio a tutti voi di leggere, c'è anche in italiano, è sentito Joshua Emmanuel il Cristo, che racconta proprio la storia di Cristo vissuta da un testimone oculare del tempo che era Daskalos, che ricorda le vicende vissute. Allora, vediamo un po'. Parlando di elementali, parlando di elementali, cosa diceva Cristo? Beh, Cristo non li chiamava elementali. Cristo li chiamava spiriti maligni. A quel tempo, chiaramente, bisogna che ci adeguiamo anche al linguaggio dei tempi, ma il significato era equivalente. E lui, Cristo diceva, gli spiriti maligni vanno nel posto senza acqua. Qual è il posto senza acqua? Il posto senza acqua è l'etere. Vanno nell'etere. I pensieri vanno in una sostanza apparentemente volatile, ma in realtà sono sostanze, sono realmente sostanze. I pensieri vengono tutti accumulati. Dicevamo prima che le forme pensiero non possono essere distrutte. Le forme pensiero vengono accumulati in un gigantesco, enorme, inconcepibile per la nostra mente hard disk dell'universo e sono tutti conservati, sono tutti lì. E noi dicevamo prima, Daskalos insegnava che gli elementari una volta emessi vanno a conseguire il desiderio e poi l'oggetto del desiderio e poi ritornano a chi li ha mandati, a chi li ha creati. E Gesù diceva, gli spiriti maligni vanno in un posto senza acqua e poi ritornano all'uomo con sette altri spiriti peggiori, che vuol dire ritornano caricati, aumentati di potenza, ritornano più forti, più rinvigoriti, anche se trovano la casa pulita e entrano attraverso i sette cancelli, diceva Gesù. Quali sono i sette cancelli? I sette cancelli sono i sette centri energetici, quelli che nel mondo induista vengono conosciuti dalla filosofia vedica come i sette chakra, i sette centri energetici principali. Ne abbiamo parlato, forse ne parleremo ancora più diffusamente in altri incontri. E Gesù diceva, gli esseri possono essere posseduti e influenzati dagli spiriti maligni. In effetti gli elementali creano una vera e propria possessione. C'è gente che è drogata, che è schiava del desiderio, del proprio bisogno, della propria menzione di raggiungere certi risultati o certi obiettivi. Non ha pace finché non fluisce armoniosamente con la vita, ma si incaponisce per ottenere ciò che vuole esattamente come vuole e quando lo vuole. E che cosa dicevano i contemporanei a Gesù? Anzi, quando Gesù scacciava gli spiriti, questo tratto è tratto proprio da un passaggio del Vangelo molto, molto significativo, che è quello in cui Gesù libera un indemoniato e scaccia gli spiriti in un branco di porci di vicino, che erano tranquilli a pascolare, che improvvisamente cominciano a correre come dei matti e senza senso e senza discernimento finiscono in un burrone e muoiono tutti giù dal burrone. Cosa dicono questi spiriti quando Gesù va a liberare le persone da queste possessioni, da questi spiriti maligni, da questi elementali, possiamo dire oggi? Gli dice, questi spiriti gli dicono, noi ti conosciamo, sei il Cristo, il figlio di Dio, e sei venuto a torturarci. Certo, perché la frequenza così elevata di Cristo non dà pace alle basse frequenze degli elementali. Dicevamo prima che comunque ogni elementale raggiunge il suo scopo, che magari ci riporta nella nostra vita quando ormai già non ci interessa più a distanza di lungo tempo. Però quando gente ha, alcune persone, che non sono tante nella storia dell'umanità, ma ce ne sono, riescono ad avere un pensiero così coerente, quindi di quei 50.000 pensieri ne mettono magari 49.500 tutti nella stessa direzione, come faceva Cristo, ciò che queste persone pensano si manifesta immediatamente anche nella materia, quindi si può trasformare l'acqua in vino. Come sei bava si possono produrre dei lingam, questi oggetti sferici che
uscivano dalla sua bocca, oppure la vibhuti, la cenere che lui faceva con il movimento delle mani. Capite che quando la frequenza di coerenza del pensiero è estremamente elevata, la manifestazione è sempre più vicina, cioè è proporzionale alla frequenza, alla coerenza dei pensieri, degli elementali che emettiamo. Possiamo fare l'esempio di una luce estremamente coerente, come il raggio laser, o di una luce che passa attraverso un prisma e quindi viene diffratta in una miriade di raggi di diversi colori. Più coerente la luce, più coerente il pensiero, più potenti sono gli elementali, più hanno forza, più sono pensieri, desideri, e tanto più si manifestano con rapidità nella vita di chi li emette, al punto da arrivare alla manifestazione immediata. Cioè io penso in qualcosa e questo si crea anche nella materia di fronte a me. E cosa dicevano poi ancora questi spiriti quando Gesù andava a cacciarli? Gli dicevano: non gettarci nell'oscurità, ma consentici di entrare nel branco di porci. E Gesù dice: va bene, te lo consento. Poi lui gli chiede: ma tu chi sei? E la risposta che arriva: siamo molti, siamo una legione. Questo fa capire come la possessione di quell'individuo non fosse di un unico elementale, ma di tanti elementali negativi di bassa frequenza che si erano impossessati della vita di questo individuo, al punto che questo individuo non governava più la sua vita, non era un timoniere, non più al timone della sua barca. La sua barca era guidata da coloro che si erano ammutinati, e lui era stato legato, imbavagliato, messo da una parte. La vita era governata da forze autonome, peraltro paradossalmente create da lui stesso, che lo dominavano e lo controllavano. Allora, intorno a noi esseri umani ci sono delle entità che vivono in totale ignoranza e oscurità, come pure vi sono esseri che invece fanno un uso corretto della mente. Quindi noi abbiamo diverse possibilità di incontri, diciamo così, nella nostra giornata. L'ambiente psicomentale in cui viviamo è intriso sia di elementali positivi che di elementali negativi. Ci sono gli angeli, ci sono anche i demoni. Sta a noi creare una specie di polo magnetico, di calamita, che attiri gli uni e respinga gli altri. Questa è nostra responsabilità, è nostro compito. Non possiamo lasciare questa cosa al caso, perché se la cosa è al caso noi veniamo attraversati da queste onde di un tipo, di una frequenza e di un'altra frequenza. Se invece noi riusciamo, impariamo a diventare maestri dei nostri pensieri, allora noi possiamo attirare a noi un certo tipo di frequenze, di elementali, e respingere altri. La realtà che insegnava sempre Daskalos è che nessun demone può disturbare un essere umano se quell'essere umano non risuona alla stessa frequenza vibratoria di quel demone. È la stessa cosa dei diapason che dicevamo prima. Solo se noi siamo in una frequenza altamente negativa attrarremo cose altamente negative. Che cos'è? Cosa sono le possessioni? Le possessioni, che nelle tradizioni culturali, religiose, vengono chiamate anche demoni, non sono altro che elementali negativi autocreati. La creazione dei propri elementali, con la rivitalizzazione di elementali che erano stati inattivati ma presenti nel gruppo, sono una nostra scelta e responsabilità. Nessun elementale negativo può tormentare o entrare in una persona innocente. Ecco perché Gesù diceva: se volete entrare nel regno dei cieli, siate come i bambini. Perché i bambini sono ancora innocenti, non hanno ancora creato una mole incredibile di elementali negativi, vivono nell'innocenza, e quindi in quello stato è molto più facile guadagnare una condizione paradisiaca, perché noi attraiamo come dei magneti solo le vibrazioni con cui risuoniamo. Il bambino ancora non ha un numero incredibile di elementali come l'adulto, e quindi è meno sottoposta alle possessioni dell'adulto. Se noi come adulti abbiamo costruito una personalità, un ego debole, inevitabilmente formeremo dei centri di attrazione
che attireranno a noi corrispondenti elementali creati da altri. Quindi se qualcuno ci sta vicino, siamo in un gruppo di persone, continuiamo a tirare su come dell'aspirapolvere e andiamo in risonanza con gli elementali di quelli che ci stanno intorno, oppure quelli che altri stanno creando intorno a noi e che sono sospesi nell'atmosfera psicomentale. Siamo tutti preoccupati in questo momento delle particelle di virus che sono sospese nell'aria che le respiriamo, ma nessuno si preoccupa minimamente degli elementali, del mondo elementale che ci circonda, il mondo psicomentale che ci circonda, che è forse molto più importante del virus, perché crea tutte le condizioni che determinano, per esempio, la stessa immunità al virus o la non immunità, è legata sempre allo stato di frequenza che noi manteniamo a seconda degli elementali che generiamo. Allora, un po'. Come si fa a disattivare gli elementali negativi? Vediamo un po'. Beh, questo, voglio dire, questa diapositiva sembra un po' come i manuali americani, sette passi per, cosa che a me non piace molto. Diciamo che è un bigino, d'accordo, e ve la proietto, però tenete presente che alla base ci deve essere una struttura interiore di alta frequenza, perché sennò semplicemente proporsi di raggiungere questi obiettivi senza una base di alta frequenza diventa proprio come diventa un altro elementale, in sostanza. Quindi dovremmo evitare ogni conflitto diretto. Dovremmo cercare di riconoscere l'origine di ogni conflitto con un lavoro costante, sia sul nostro corpo psichico, con la ragione, mediante l'introspezione, mediante il trascendere, quindi andare oltre all'episodio che ha creato il conflitto, e ricostruire nella nostra mente l'episodio in modo diverso, senza arrivare al conflitto. Estremamente importante in questo lavoro è l'abbandono del passato, perché sennò i vecchi elementali a cui siamo attaccati continuano a vivere, anzi prendono sempre più energia. È necessario essere onesti con se stessi. Quanto bariamo noi per mantenere la maschera che vogliamo proporre agli altri di noi stessi? Quanto siamo disonesti? Quanto non presentiamo quello che veramente siamo? E poi l'amore per la verità, il circolo di Daskalos si chiamava il circolo dei ricercatori della verità. Possiamo ingannare gli altri, ma non noi stessi. Questa disattivazione non può avvenire in un momento, è un lavoro progressivo, un lavoro che richiede del tempo, che deve continuare a crescere, non può andare con dei picchi alti e bassi. Deve essere un lavoro come un allenamento, come quando ci si mette nelle mani di un trainer che ci dà un programma di allenamento che viene mantenuto costantemente. L'idea errata della psicologia tradizionale è che continuando a ripetere, a lavorare su certe situazioni o emozioni negative, le si disattiva. Per esempio, un tempo alcuni psicologi dicevano: per eliminare la rabbia prendete un cuscino o un punching ball e cominciate a picchiare forte, a sbattere da tutte le parti. In realtà no, perché più noi facciamo ricircolare un elementale, più questo diventa forte e potente, capite? Non lo si disattiva affatto, si continua a ingigantire. E poi, e direi anche soprattutto, mai dimenticarsi dell'aiuto che proviene dalla misericordia divina, dagli esseri angelici, dagli spiriti benigni, o dalla preghiera di altri umani. Quindi da soli non possiamo fare tutto, dobbiamo essere pronti a chiedere la grazia e a ricevere la grazia una volta che questa arriva. Il famoso treno di... Cosa vi ricorda il treno dei desideri? Una canzone di Celentano, no? Azzurro. Treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Esatto! Il treno dei desideri nei miei pensieri va proprio all'incontrario. Questa diapositiva ci introduce a un altro elemento. Desiderare o non desiderare è il titolo di questa chiacchierata. Che cos'è l'albero del bene e del male? La narrazione biblica dice che Adamo ed Eva erano in paradiso terrestre. Avevano tutto ciò
che potevano desiderare ed erano in un'atmosfera di estrema beatitudine, riflettendo, vivendo della beatitudine, della riflessione della luce di Dio. Però questo stato edenico ha un effetto collaterale negativo, se vogliamo, negativo, insomma, comporta una conseguenza. Per essere in quello stato si vive di tutto ciò che la creazione ci dà, ma noi non abbiamo bisogno di scegliere nulla, quindi di desiderare nulla. Ma a un certo punto Eva, il femminile, la parte sensibile, la parte intuitiva, dice, ma insomma, perché noi non dobbiamo scegliere? C'è stato detto che bisogna fare quella roba, io invece scelgo di fare il contrario. Questo naturalmente comporta tutte le conseguenze, le conseguenze sono l'espulsione dall'Eden, dello stato edenico paradisiaco. E questa, nelle tradizioni anche religiose e storiche, è stata vissuta come una disgrazia. Eccoci qui precipitati in una situazione in cui dobbiamo faticare per vivere, in cui siamo sottoposti a tutta una serie di stress, di situazioni climatiche, di malattie, di virus, di tutte queste robe qua. E quindi siamo precipitati in un mondo in cui, dal mondo in cui c'era solo il bene, per effetto della scelta siamo precipitati in un mondo in cui c'è il bene e il male. Ma in realtà, vediamo un po', che cos'è il bene e che cos'è il male? Bene, chiamiamo bene quel qualcosa che arriva incontro ai nostri desideri. Se un qualcosa incontra il nostro desiderio, noi lo chiamiamo bene. Viceversa, se un qualcosa non incontra il nostro desiderio, noi lo chiamiamo male. Ma in realtà dobbiamo capire che qualcosa che è un bene per me può essere un male per te, e viceversa. Non sono valori assoluti, i nostri desideri sono diversi, quindi possiamo avere desideri anche opposti, quindi ecco che il concetto di bene e di male si trasforma. E poi se ci pensiamo bene, bene e male non sono altro che due lati di una stessa medaglia. E che comunque se noi non fossimo stati espulsi dallo stato edenico, con i nostri predecessori Adamo ed Eva, non avremmo mai potuto sperimentare il potere della scelta. Non avremmo mai potuto educare il nostro desiderio. In sostanza saremmo rimasti belli, tranquilli, chiusi in casa per sempre, ma non saremmo mai andati all'università a imparare l'importantissima scienza del scegliere, utilizzare in maniera consapevole il nostro pensiero. E perché mai la divinità ha voluto questo? Perché siamo stati espulsi? Perché abbiamo bisogno di imparare a utilizzare il pensiero? Per diventare consapevoli. La divinità suprema vive al di là del tempo, al di là dello spazio. Che deve essere anche una cosa un po' noiosetta la lunga. E quindi dice, magari se io mi frammento me stesso in una miriade di aspetti di me, e ognuno di essi riflette un aspetto di me, e ognuno di essi io lo doto di coscienza, quindi della stessa capacità che ho io, quindi li faccio a mia immagine e somiglianza. Quindi in che cosa consiste questa immagine e somiglianza? Non nelle due gambe, nelle due braccia, bensì nella capacità di creare pensando. E poi mi diverto a creare questo gioco, li mando in una dimensione in cui devono imparare a usarla bene, questa roba qui. Quando l'avranno imparato a usare bene, ritorneranno così vicini a me che si rifonderanno con me. E quindi vedete che tutto questo doveva accadere, l'espulsione dal giardino dell'Eden non è uno sbaglio, non c'è stato nessun errore, fa parte di un disegno ben preciso che doveva compiersi, affinché ognuno di noi possa intraprendere questo affascinante, meraviglioso viaggio nell'imparare a utilizzare consapevolmente il dono più grande che abbiamo, che è la possibilità di pensare, di creare pensando e di scegliere. Questo stesso identico concetto è stato espresso mirabilmente da Gesù nella parabola del figlio prodigo. Il figlio prodigo lascia la casa del padre, si tuffa, prende i suoi averi, si tuffa là nel mondo materiale dove se la gode, esprime tutti i suoi desideri e continua anche a realizzarli, gioco, cibo, donne, tutto quello che voleva, solo alla fine per ritrovarsi frustrato con un pugno di mosche, che è un po' la storia di tutti noi, è un po' la storia di Adamo ed Eva espulsi dall'Eden.
bisognava arrivare in una situazione che non era quella dove stava a casa con suo padre, in cui aveva tutto, ogni ben di Dio. È andato a sperimentarsi, è andato nel mondo della scelta, ha usato la sua scelta in un certo modo e ha capito che usare la sua scelta in quel modo l'ha portato a un certo livello, che è quello di mangiare le ghiande dei porci che stava custodendo, perché lì era finito. E in quel momento ha l'illuminazione. Dice, ma io a casa di mio padre, quando ero a casa di mio padre, stavo benissimo. I servi di mio padre stavano 100.000 volte meglio di come sto io qui adesso. E qui fa una scelta, torno a casa. È un po' il cammino di tutti, è un po' il cammino di noi discendenti di Adamo ed Eva, di ognuno di noi. Ognuno di noi sperimenta le scelte che fa, sperimenta le conseguenze delle scelte che fa, sperimenta le conseguenze del continuare a desiderare e inseguire desideri che inevitabilmente prima o poi portano a una frustrazione, perché, come diceva Oscar Wilde, la cosa peggiore di ottenere ciò che desideriamo è di non ottenerlo, capite? Quindi, che lo otteniamo o che non lo otteniamo, il desiderio comunque è una fregatura, comunque ci riporterà davanti a una frustrazione. E questo perché? Ma perché fa parte dell'insegnamento dell'università, perché alla fine, quando sufficientemente avremo sperimentato questo, smetteremo di desiderare come desideriamo come personalità, lasceremo andare i nostri desideri, pensieri, e ci metteremo nella posizione del pensiero desiderio, cioè, invece di continuare a pensare che cosa voglio, cominceremo a chiedere la creazione. Che cosa vuole per me qui, in questa situazione? Per me e per quelli che sono con me, compagni della situazione. E a quel punto il nostro desiderio diventa un pensiero desiderio. Cioè ci mettiamo al servizio della creazione, il nostro desiderio non è più il nostro desiderio, è il desiderio della creazione che noi incarniamo e che facciamo vivere, e a quel punto la vita cambia, capito? Intorno a noi si crea un'energia tale che attirerà altre frequenze positive, quindi aumentano gli elementari positivi, e il livello della vita nostra e di tutti quelli che stanno intorno cambierà. Allora, chi è questa signora qua? Questa signora è Eileen Caddy. Eileen Caddy, morta da non molto tempo. Eileen Caddy ha una storia affascinante, vi invito a leggerla. Eileen Caddy ha fondato la comunità di Findor in Scozia. È un personaggio straordinario, che ha avuto una vita straordinaria, adesso non abbiamo il tempo di parlarne, però vi riporto un passaggio da un libricino che lei ha scritto, che si intitola Le porte interiori. Contiene 365 meditazioni, una per ogni giorno dell'anno. E questa particolarmente mi ha colpito riguardo a quello che stiamo parlando, l'argomento di questa sera. E lì in un pensiero dice: il segreto per far funzionare qualcosa è volere che ciò accada e mantenere al riguardo un atteggiamento così positivo che non potrebbe essere altrimenti. Quindi dobbiamo desiderare qualcosa come se già si fosse verificato. Affrontare qualsiasi lavoro difficile, qualsiasi lavoro arduo, con scarso entusiasmo, non ne facilita la riuscita. Ma quando invece lo si esegue di tutto cuore, col desiderio autentico di vederlo compiuto, allora non ne risulterà che il meglio. Fai in modo di intraprendere ogni cosa con tutto il cuore, dal lavoro più piccolo e banale ai compiti più difficili e complicati. Sii pronto ad accettare nella vita le vere sfide, non avere mai paura. Quando lo si affronta col giusto stato d'animo e sapendo intimamente che io, lavorando con te, ti aiuterò a portare a termine il tuo compito, tutto può accadere. Guardate le parole di un altro grande essere, Karol Wojtyła, il Papa Giovanni Paolo II, che diceva sempre: non abbiate paura, perché avere paura vuol dire creare uno stato mentale di bassa frequenza che continuerà a attirare a noi proprio ciò che più temiamo, proprio ciò di cui abbiamo paura. Sempre Eileen Caddy, in un altro passaggio, dice: non puoi pensare più di una cosa per volta. Bada quindi che ogni pensiero sia costruttivo, positivo ed amorevole. E allora scoprirai di dire cose costruttive e di agire in maniera amorevole. In realtà, l'intero tuo modo di pensare sarà positivo, la tua vita sarà colma di amore, gioia, felicità, salute, successo e armonia. Tutte elementari di alta frequenza, li sentite? Se sei almeno un po' sensibile ai pensieri negativi distruttori, questi scalzano le fondamenta dell'intero tuo essere. Il tuo sguardo si incupisce, ti senti depresso e perfino malato nel fisico.
Cerca di capire che a causa del tuo modo errato di pensare attiri su di te questa situazione. Cambialo e cambierà anche tutto il resto. Puoi anche pensare di essere circondato da innumerevoli difficoltà e che tutto ciò che ti sta intorno sia responsabile del tuo stato d'animo negativo. Questo è proprio vero? Forse i tuoi pensieri non ti appartengono? Non sei forse libero di elevare la tua coscienza e di avere pensieri amorevoli, positivi, costruttivi, che creano il benessere? La scelta è sempre nelle tue mani. C'è una bella storiellina che viene raccontata in Oriente. In Oriente, quando catturano le scimmie, le catturano con un sistema estremamente semplice. Prendono un cesto, che è una piccola fessura. Dentro al cesto ci mettono una frutta, in genere una banana. Poi legano il cesto ad un palo. La scimmia cosa fa? Arriva, mette la zampa dentro il cesto e afferra la banana. Poi chiude la mano e stringe fortemente il premio che ha ottenuto. E la mano quindi diventa troppo grossa per riuscire a uscire dalla fessura. A questo punto gli uomini arrivano e catturano la scimmia. Che cos'è che frega la scimmia? Da che cosa resta intrappolata? Dalle sue stesse credenze. Non c'è niente che la trattenga. Se la scimmia mollasse il frutto, toglierebbe la mano e scapperebbe. Invece non molla il frutto. La scimmia potrebbe andare via facilmente, ma non molla la presa, perché quello che la intrappola è un pensiero. E il pensiero fatale è: se lascio andare, perderò qualcosa. Questo stesso concetto intrappola anche noi. Noi sentiamo, se lasciamo andare, ciò che abbiamo conseguito, ciò che abbiamo ottenuto, il nostro sé limitato, il nostro ego, personalità, perderemo qualcosa. Quindi ci aggrappiamo così saldamente a questa identità associata all'ego e ne restiamo intrappolati. Se lasciamo la presa, ci fa paura, perché non sappiamo cosa ci aspetta. Ma se la lasciamo, saremo liberi. Scopriremo che non avremo perso proprio un bel niente. Ma avremo acquistato la nostra vera identità, che è il non essere limitati. Saremo illimitati come il creatore a cui apparteniamo. E adesso le parole sagge di un grande saggio, Lao Tse, della filosofia della saggezza orientale. Lao Tse disse: l'uomo intelligente non desidera. Egli accetta ciò che gli altri desiderano per se stessi come un suo proprio desiderio per loro. Egli accetta coloro che sembrano buoni e accetta anche quelli che sembrano cattivi, perché la natura accetta entrambi. Egli accetta coloro che sembrano fedeli e accetta pure coloro che sembrano non fedeli, perché la natura accetta entrambi. L'uomo intelligente tratta in modo imparziale ogni tipo di natura e augura il bene all'una così come all'altra. Vi raggiunge la saggezza di queste parole? Non facile da mettere in pratica, ma la sentite la profondità? Lao Tse dice anche: non c'è colpa più grande del permettere i desideri. Non c'è disgrazia più grande del non sapere di avere a sufficienza. Non c'è sfortuna più grande del desiderare e di ottenere. Perciò la sufficienza del sapere di avere a sufficienza è una sufficienza costante. E come vedete, eravamo partiti dalla frase di Oscar Wilde e siamo finiti con la frase di Lao Tse, che più o meno dice la stessa cosa. E così siamo giunti anche questa sera, finiamo in ritardo alla fine della nostra chiacchierata. Come sempre vi chiedo, se volete comunicare con me, fare domande, di scrivermi su Messenger, io poi compatibilmente un po' col tempo che ho, che questi giorni è un po' limitato, ma cercherò di rispondere a tutti. Se qualcuno vuole comunicare con me in qualche modo, vuole anche venire da me in studio, parlare di problematiche varie, io sono disponibile.
cosa posso desiderare per voi questa sera? Desidero che voi abbiate una splendida serata, una splendida notte con sogni che vi ispirano e desidero che ognuno di noi, noi tutti, abbia una vita splendida, la vita che più l'universo e la creazione ha immaginato per lui o per lei. A tutti una buona serata.